Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Con oggi finisce il mese mariano, finisce anche la nostra recita serale del Rosario. 77 giorni abbiamo recitato insieme questa preghiera. Vi ringrazio tutti della vostra costante presenza. È stato un momento davvero di grazia, bello che ci ha riuniti tutte le sere nella preghiera. Abbiamo fatto un'opera importante, perché la preghiera è un tesoro che costruiamo giorno per giorno e rimane una risorsa per la Chiesa e per il mondo. È come se noi avessimo posto in mano al Signore tante monete d'oro che Lui può spendere per fare del bene, dove Lui sa. Certamente ha avuto un significato per questo virus. Vedevo un diagramma dell'andamento del virus, è cominciato a scendere dal 27 marzo, il giorno in cui il Papa ha pregato in Piazza San Pietro. È stata una discesa sempre costante fino ad oggi, quindi vuol dire che con l'aiuto di Dio, della Santa Madre e con l'aiuto degli uomini, anche con l'aiuto degli uomini, con i nostri sacrifici, le nostre attenzioni, il nostro impegno, ecco, possiamo andare avanti con speranza e fiducia. E ringraziamo tanto la nostra Santa Madre che ci ha raccolti ai suoi piedi e ci siamo rivolti a lei con tanto affetto, di figli proprio, di figlie, e lei continua tutti i giorni, sempre, a seguirci, a custodirci. Possiamo continuare ovviamente a pregare, presa la buona abitudine anche da noi nelle nostre case. E noi dobbiamo riprendere anche, ora specialmente dopo il 3 giugno, la vita pastorale, quindi anche piano piano anche le riunioni, quindi non tutte le serate sarebbero disponibili anche per a quest'ora essere con voi. Però quello che abbiamo sperimentato insieme ci rimane, è un tesoro che custodiamo e che ci aiuta anche a ricordarci di più di pregare. Buonanotte e grazie a tutti.